Quindi tu saresti Mino Ciccini. Sì. Quel Mino Ciccini. Sì. Quello della recensione di 47 metri. Sì. Quello che mi sono inventato io. Sì. Tu ti rendi conto di quanto sia assurda questa cosa per me? Vorresti spiegarmi cortesemente che cosa cazzo sta succedendo? Beh, se per quello anche il fatto che questa scena avvenga esattamente un secondo dopo l'ultima che hai inserito nella scorsa recensione incazzata e che tu abbia così cambiato maglia da un momento all'altro ha senso. Molte cose non ce l'hanno. Ma piuttosto, è da poco uscito un certo trailer che la gente si aspetta che tu recensisca. Quindi, fai quello che sai fare meglio. Guardalo, fai la reaction, commentalo e giuro che poi ti spiegherò tutto. Sai che devi farlo. Ah, sì, immagino che dovrei. Scusa un secondo. Buongiorno a tutti, sono sempre Victor Laszlo 88 e mentre parlo è uscito da poche ore il nuovo trailer di 50 Sfumature di Rosso, quello finale prima dell'uscita del film a quanto pare, e io non avrei mai voluto guardarlo, ma intanto mi hanno chiesto di fare la reaction e quindi eccomi qui, adesso guardo il trailer che ancora non ho visto, perché più di una volta credo che sia deleterio, e poi lo commento. Vediamo un po', ho paura, ho tanta paura. Solita musica, non la cambierò mai. Ah, come sono innamorati loro. No! Ah, già è vero che si sposano, mi dimenticavo questo dettaglio. No, buongiorno marito! No, no, che carino, è andato a stalkerarlo. Che carino. Oh. Lui, scusate, ma non ha un fisico impressionante. Cioè, io sono una pera, ma non ha un fisico impressionante. Non fatelo passare per più figo di quello che è. Sì. Ok. Ah, il lavoro da raccomandata che... Sì. Oddio, una casa fatiscente nel bosco. Beh, lei non è per niente gelosa. Gli occhi... La voleva fare lo sguardo tipo cattivo, ha fatto questo sguardo da... Sì. Oh, no! La fiata... Sadomaso pure. Ma lei veramente non sa... Non sa fa... Sembra scema quando strizza gli occhi in quel modo. The Fast and Furious. Ah, il ex capo che poi vabbè, se non sbaglio è... Ah beh, allora ma cos'è? Ragazzi, qua si raggiungono dei livelli di trash. Eccola qua. No, no, ha da una pistola. La pistola cos'è? Ah, giusto. Giusto. Non perdiamoci il climax. Naturalmente. Ah, beh. Oh, naturalmente il climax inteso come climax, come culmine sessuale. Cosa devo dire io di sta roba? Io sono sinceramente imbarazzato. Perché non credevo che il trailer sarebbe stato così tanto idiota. Allora, so che non si giudica un film dal trailer, ma avendo letto i libri, la materia quella è, per cui i due film precedenti facevano schifo. Questo è tratto dal terzo, 50 sfumature di rosso, che è terrificante. Non so quanto possa essere migliore. E le immagini che hanno mostrato non fanno sicuramente ben sperare. Voglio dire, a parte il fatto che, vabbè, questi due si sposano e lei decide di sposare questo maniaco sessuale, perché di questo stiamo parlando, Christian Grey è un maniaco sessuale che viene venerato da milioni di donne solo perché è ricco e bello, ma insomma, anche su questo hai qualcosa da dire,
è assurdo, perché voglio dire, lei è succube di una persona che tanto bene di testa non sta, però ha un sacco di soldi, le compra il jet, le compra la barca, le compra la villa figa nel bosco, però poi ha la segretaria particolare che gli mette la manina sulla spalla, e la cosa più bella del trailer sono gli sguardi di Anastasia. Dakota Johnson a tratti sa anche essere una brava attrice, ma non in questi film. Qui, non so per quale motivo, strizza gli occhi come se fosse affetta da qualche rara sindrome tropicale. Cioè, quando la tizia bionda mette sulla spalla di Christian Grey la mano, lei fa tipo così. Che vorrebbe essere uno sguardo cattivo, ma non è. Poi, poco più avanti, cerca di ammiccare al marito, ma gli viene una cosa stranica, assurda, tipo... non so per quale motivo. E poi la scena di lui che la sveglia dicendo buongiorno moglie, buongiorno marito, è una cosa che mi ha fatto proprio scendere il diabete dalle narici. E non capisco per quale motivo dal secondo film abbiano voluto intraprendere questa svolta thriller, che io sinceramente non comprendo. Anche qui vediamo Jack, che peraltro compare, che sembra un barbone tossico a Stazione Centrale, tipo, oh, tipo l'hai la moneta, cioè nel frame in cui compare ha i capelli tutti giù, è tutto maciato con la barba. Tra le altre cose, se non erro, nei libri, perché io me li ricordo un po' poco, ma mi ricordo l'orrore, dovrebbe essere tipo il, lo dico, spoilerino, 2, 3, fratello di Christian, se non erro. Fine spoilerino. Quindi non so quanti effettivamente si curino degli spoiler. Magari c'è qualcuno che guarda la mia recensione, che è un super fan, che guarda questa reaction, che è un super fan di 50 sfumature e non voleva sapere per l'appunto cose che ci sono nei libri. Vabbè, comunque sia. Questa svolta thriller anche di loro in strada, con lei che guida velocissima, con il fuoristrada che le insegue, oh mio Dio, pure il finale con Jack che prende Anastasia da dietro, la sta per uccidere, pure lei che si infila la pistola nei pantaloni. Anche questa cosa qui, cioè, questa qui a malapena sa condurre un'intervista senza chiedere all'intervistato domande sulla sua vita sessuale, figuriamoci se è in grado di toglierla sicura una pistola e di rimetterci. Io non oso immaginare cosa deve essere Anastasia con una pistola in mano, non mi ci fate neanche pensare, perché ho proprio il terrore addosso, vi giuro. Porca puttana, ma almeno il trailer, ma potevano realizzarlo in maniera meno idiota, meno comica? Sembra un trailer di un film di Maccio Capatonda, però con un tono leggermente più serio. Cioè, seriamente, io non capisco che cosa abbiano nella testa. Ma seriamente uno vedendo questo trailer dovrebbe essere invogliato ad andare a vedere il film? Oppure quando la musica cresce e si alza il ritmo che chiede ci hai dormito assieme? Parlando, penso, della segretaria, e lui che guarda con lo sguardo in basso e la risposta è certo, è una figa atomica, tu invece sei sensuale quanto un larice a giugno, quindi è ovvio che magari il pensiero può esserci andato al farsi la biondona, per l'amor del cielo. Ma la cosa che mi diverte di più è il fatto che questa saga di merda è diventata famosa perché i protagonisti si frustavano allegramente, ha fatto infuriare tutti quelli che praticano realmente BDSM, e quello che mi chiedo è, ma ci sarà ancora realmente il sadomaso? Perché in questo trailer vediamo lui che a un certo punto la prende, la sbatte sul divano di pelle, le prende il polso col braccio, io dico attenzione, la violenza, il sadomaso, cioè queste sono proprio è l'ABC, è la base, sono cose normali. Quando si vede che la prende il paranco e neanche la frusta gli passa, il frustino sembra che sta spennellando i finocchi per gratinarli, è veramente allucinante. Quindi no, sapete quando si fa la pasta per la torta salata che la si spennella con l'uovo per fare l'attaccamento? Sembra quella roba lì. Quindi non riesco seriamente ad arrivare a comprendere come mai abbiano inserito parentesi thriller e abbassato la questione del sadomaso, che era quello che tecnicamente attirava un certo tipo di pubblico vasto in sala. Cioè questa roba è... non so neanche io che cos'è. Non lo so, per me è qualcosa di aberrante, di seriamente aberrante. Poi
le scene lei col vestito da sposa, cioè nel senso, io mi immagino i momenti di in cui mostrano il matrimonio, ma poi anche tutta la vita coniugale dopo, io boh, che poi sapendo cosa succede, cioè a me viene anche l'ansia all'idea che questi mettano al mondo una prole, cioè nel senso, ma con due genitori così, ma come puoi crescere? Cioè questo è proprio, è una roba da chiamare gli assistenti sociali subito, prima ancora che il bambino nasca. Cioè, voglio dire, hai dei genitori che sono i più imbecilli della terra. Una madre che scambia la carezza e frustino per sadomaso violento, che fa degli sguardi che sembra un troll delle caverne. Un padre che è un pazzo maniaco furioso, che per star bene con se stesso deve picchiare le donne, che anche questo qui qualche problemino in testa ce l'ha anche, che è una roba da puntata di CSI, ma neanche da film romantico. Cosa c'è di romantico in uno che ti frusta? Me lo dovete spiegare ancora, io non lo so. E poi hai uno zio che forse è anche più pazzo del padre, perché il padre frusta le donne, lo zio invece si accontenta di minacciare con la pistola la qualunque. Quindi immaginatevi come devono crescere dei poveri bambini da una famiglia del genere. Quindi, insomma, questo è quello che penso del trailer di 50 sfumature di rosso. Non è che abbiano mostrato molto, ma grazie al cielo, perché io ho come l'impressione che ci sarà da ridere nel stendere la recensione di questa cosa. Magari mi sbaglio, magari però guardo, è un film anche piacevole. Io voglio dare il beneficio del dubbio a qualunque tipo di film prima di averlo visto. Diciamo che le premesse non sono proprio delle migliori. Fate sapere nel commento sotto cosa ne pensate di quello che ho detto, perché ci tengo a sapere la vostra opinione in merito. Quindi io vi abbraccio. Grazie per aver tanto, tanto, tanto bene. Quindi abbraccione super gigante, sotto dopo, noi ci vediamo al prossimo Movie Vlog. Ciao a tutti. Va bene, adesso che l'ho fatto, potresti spiegarmi che cosa cazzo ci fai qui? Ascoltami, io lo so che tu vuoi delle risposte, e giuro che te le darò. Ma dobbiamo stare attenti. Lui potrebbe sentirci. Ma lui chi? Il male più puro. Tu lo chiami Prepuzio. Il tuo momento sta per arrivare finalmente. Tu riuscirai dove quell'idiota di Facehugger ha fallito. Preparati. Stai per prenderti la tua vendetta. Hehehehe.